Benvenuti a questo episodio dei consigli sui film, la parte 4, quindi abbiamo 4. Oggi vi parlerò di qualche ancora qualche film. Allora, alcuni sono ancora cult, io li metto come cult, un altro in realtà ve lo sconsiglierò perché fa schifo, almeno per gli amanti del trash è bello, però per il resto del mondo farà schifo, sicuro. Il primo film in realtà, secondo me è interessante, cioè un film che è stato massacrato, però io da fan del cartone ho apprezzato i film, non gli ultimi film perché fanno schifo. Si tratta di Tartarughe Ninja 2, Il segreto di Oz del 1991, è il sequel del film Tartarughe Ninja alla riscossa. Il primo film era molto cupo, aveva dei toni abbastanza cupi, abbastanza così, invece il 2 è molto più divertente. Questo film, il 2, contiene un messaggio ambientalista, quindi è tutto giocato anche su un messaggio del genere. La trama è quella: Shredder, non è morto, ritorna e vuole vendetta. Per farlo ricreare il clan del piede, comunque il suo clan di ninja, assassini, eccetera. E per farlo ruba una sostanza che muta gli esseri, un po' come è successo per le tartarughe. Prendeva sti due affari, che non mi ricordo cosa sono, mi sembra una è una tartaruga, l'altra non mi ricordo, un'altra tartaruga, e li fa diventare giganteschi, tutti grossi, cattivi, eccetera. Le tartarughe quindi questa volta dovranno veramente impegnarsi. Poi ci sarà il 3, ma il 3 non è che mi piace tanto, ne avevo parlato in un'altra, in un audio che avevo fatto. Questo film, nella parte che interpreta Shredder, pensate un po' come curiosità, quando viene a contatto col liquido, quindi che diventa tipo spoiler, vabbè, se non l'avete visto, se siete dei cani davvero. C'è il wrestler Kevin Nash, quindi per fare la parte di Shredder c'è Kevin Nash, che è stato campione WWE e WCW, quindi è stato un campione in quel contesto, quindi c'è stato lui. Quindi Kevin Nash che poi farà anche delle parti in altri film come in The Punisher, dove farà il russo. Quindi questo è il primo film. Secondo me questo film è buono. I primi due, come ho detto, le Tartarughe Ninja, secondo me sono da vedere, perché comunque bene o male i fan dei cartoni come me hanno apprezzato, meno io ho apprezzato, a me sono piaciuti. Poi molti dicono che fanno schifo, ma sono film così di intrattenimento, non sono film, non è Truffaut, cioè non è Bergman, quindi cioè, bisognerebbe un attimo comunque un attimo svegliarci un pochettino, comunque, perché effettivamente il secondo film, anzi no, prima di passare al secondo film, invece quelli moderni che l'ha prodotti Michael Bay fanno letteralmente schifo, perché comunque queste tartarughe sono enormi, sembrano stereoidate, poi veramente è riuscito a nominare molto meglio questi film degli anni 90 delle tartarughe ninja, ma molto meglio. Anche qui il secondo film che invece vi consiglio, secondo me un cult. A molti ha fatto cagare, ai fan del gioco ha fatto schifo, però mi sembra che il primo film comunque che trae un videogioco, se non mi ricordo male, a me piacque tanto, ce l'ho ancora adesso sul PC. È piaciuto, a me è piaciuto, sono uno dei pochi, però mi rendo conto che effettivamente ai fan storna parecchio, perché ha dei temi un po' cyberpunk, comunque non è proprio il personaggio. Si tratta di Super Mario Bros., il film del 1993, è stato il primo film della storia del cinema a essere tratto da un videogioco, come vi avevo già detto. Il film comunque, appunto, è stato stroncato perché non riporta i colori vivaci del gioco, comunque non è divertente questo film. Cioè, ripropone la serie in chiave cyberpunk, come vi ho già detto, ed è molto, molto, ha fatto storcere il naso a molti fan, non a me, perché io non sono mai stato fan di Super Mario, quindi io l'ho vista da piccolo, io amavo sta cosa qua. La trama è milioni di anni fa, la caduta di un meteorite ha aperto una voragine, no? In cui vive il mondo parallelo al nostro. Quindi in realtà i dinosauri non sono mai estinti, ma vivono in quest'altra dimensione. Una giovane paleontologa cerca di bloccare questa speculazione e trova questa voragine. Sotto c'è il tiranno King Koppa, che vuole conquistare la dimensione dei mammiferi, e contro di lui combatteranno Mario e Luigi Mario, che è appunto Mario è appunto Luigi, quindi loro ci sono sempre. Allora, c'è anche il personaggio di Yoshi, se non mi ricordo male, ci sono un po' di trovati interessanti, come la macchina che fa regredire il cervello,
sono un sacco di trovate intelligenti. Io, molti, tra cui anche gli attori, sono molto lamentati della produzione perché da, mi sembra, 6 settimane l'hanno fatto diventare 13 di riprese per vari problemi tecnici. Gli attori sono parecchio lamentati, però devo dire che comunque a me è un film che piace. Subito cult per me doveva essere cult, però per me è anche oltretutto è divertente, non è tanto noioso. Sono delle parti effettivamente che spaccano il cazzo, effettivamente. Però diciamo che sostanzialmente non sono così tante, saranno due parti, mi sono veramente annoiato. Film comunque senza pretese, quindi anche lì un film di intrattenimento a me anche divertito, non va preso come un film ripeto, come un film di Pasolini, non va preso come, ma un classico film di intrattenimento, meglio del Tartarughe Ninja moderne, sicuramente. Costato 48 milioni, ne ha incassati 21, quindi è stato un flop, però sono ritornati con le spese per i vari gadget, eccetera, eccetera, quindi sono riusciti a ritornare nella spesa. Però, ragazzi, è un film che a molti ha fatto schifo, probabilmente i vari fan, cioè probabilmente gente che si vede Transformers o comunque si è sempre visto dei filmati. Il terzo in realtà sconsiglio perché in realtà a me è piaciuto, ma non mi è piaciuto, io vedo il trash anche, quindi no, e film trash di sotto li sconsiglierei sempre a chi non è abituato. Infatti questo lo metto per gli amanti del trash consigliato, per il resto del mondo sconsigliato. Allora, si tratta di The Burning Dead. È un film ambientato nella nord della California. La trama è uno scienziato e la sua assistente si trovano nei pressi di un vulcano, comunque in piena attività. Vabbè. I vari abitanti vengono tutti evacuati dai super soldati americani, no? Sapete, quelli gonfi, grossi, potenti, no? E presto però si scopre che l'eruzione vulcanica ha generato un'orda di zombie assetati di sangue. Il problema è che questi zombie sono di fuoco. Questo è il problema, l'unico. Film del 2005, del 2015, scusate, con Danny Trejo, quindi che tutti si ricordano in Machete e molti altri film trash, quindi quando c'è lui già. Però lui fa una piccolissima parte, comunque fa una piccola parte. I dialoghi sono veramente ridicoli. Perché all'inizio il tizio, il protagonista, parla di periodi di prova, cioè la scienziata in prova, una scienziata biologa, c'ha due palle così, che ha lavorato ovunque, è in prova, quindi questa è l'assurdità del film. Parlano di carne e di alimenti. Meno male che è arrivato il terremoto, cioè perché non li sopportavo più. E quindi arriva il terremoto, questi muoiono, bla 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 bla. Poi anche lì, altra domanda. Dei scienziati che vanno a studiare un vulcano a 4 centimetri, cioè non sto scherzando, e non hanno tute protettive per i fumi, non hanno niente. Cioè, ora, stanno respirando zolfo, hanno dei polmoni di zolfo, così, cioè, non muoiono stecchiti, no, no, in questi film è tutto normale. Quindi loro vanno a 4 centimetri dal vulcano, respirano zolfo, e vabbè. Poi si parla di gessi, cioè il gesso, cos'è un gesso? Gessi nelle braccia, quando vi rompete le braccia. Quindi altri dialoghi interessanti. Alla fine del film si sa come va a finire, no? I zombie vengono sconfitti. Però tu fai tifo per i zombie perché i protagonisti sono dei cazzoni. La parte figa, c'è cioè una sola, ve la dico. La youtuber che va vicino al vulcano è l'intelligenza e si fa delle foto nuda, nuda, ripeto, si trova proprio vestiti, si vede come mamma l'ha fatto. E devo dire che però va bene perché un paio di tette cioè, ci stanno sempre. Infatti, questo film viene elevato dall'1 al 2 proprio per la presenza di tette. Cioè, quindi io sono stato contento di vedere. Però questa tizia è stupida come una mattonella. Cioè, sa, il vulcano sta esplodendo, zombie in giro e tu ti vai a fare foto per il tuo canale YouTube. Allora sei proprio una stupida. Infatti, poi viene cliccata. Dopo altri 30 minuti arrivano gli zombie. Anche lì, gli zombie escono, sti zombie spuntano fuori dalla terra dopo che una roccia infuocata a terra per terra. Questi qua escono come funghi. Boh, vabbè, escono di verde, tra l'altro, ovviamente. Poi la scena delirante, un asteroide che arriva, questa pietra dovrebbe incenerire una persona, lo prende, dovrebbe essere polvere. No, è solo un po' più nero e basta, solo sporco. Cos'è? Immortale, Highlander.
I zombie sono bruciacchiati. Boh, sembrano usciti da una grigliata tra amici. Boh, eppure vengono spuntati da un vulcano con una luce verde, come ho detto, sembra uno di quei di quelle lampade a LED. Uno dei tizi ha una dipendenza da internet pure. E ha pure 60 anni. E tu qua lo vedi sempre a sto cazzo di computer di internet. Madonna. E la figlia invece che dire, papà, dai, ti prego, andiamo via. Gli rigira, dice, tu hai un problema, sei un drogato dentro, drogato. Ragazzi, veramente, un film che non lo so, non è neanche, cioè, non è neanche divertente in realtà. Sconsigliatissimo questo in realtà. Per l'1% che piacciono questi film trash come me, invece un'occhiata ce la darei, ma per il resto del pianeta, vi prego, non lo guardate. Questa era la parte 4 dei consigli dei film. Questi in realtà uno è sconsigliato, due consigliatissimi. Quindi vi aspetto al prossimo angolo del consiglio. Un grazie a tutti, ciao!